ma non mi stai a registrare? No, sto facendo foto. Sono un'isola per me. Come un'isola per me. Buddha è luce della vita che risplende dentro di me. Come un moto. Un moto? No. Non l'hai inventato te, questo sta scritto lì. Come un moto all'interno dell'oceano, come il Dharma, il soffio del respiro, come il corpo e la mente che riunirà libertà. C'è un'isola dentro me dove pace è sempre pace. Sangha è le mie emozioni che convivono in armonia. Mi rifugio dentro di me, dentro la mia isola. Io ritorno dentro di me. Libertà, libertà e libertà. È una canzone. Ma dai. Supponiamo che vi trovate in un aereo, dice, no? Mm. E che il pilota annunci che il motore è in panne. No, anche no, azzeccato questo. Anche no. E che potreste schiantarvi. Ah, bene. Beh, uno ci arriva al fatto che... Avete veramente lo mamori, tiratelo fuori e fate gonghio. No. Questo esercizio vi permetterà di calmarvi e rendere limpida la mente. Mm. Riportando alla vostra isola la luce del Buddha, del Dharma e del Sangha, dovreste essere in grado di trovare comunque pace, anche perché a breve arriverai con questa storia. Se davvero foste sul punto di morire, morireste nel modo migliore, così come avrete vissuto meravigliosamente in consapevolezza tutto il resto della vostra vita. Comunque, in quel momento avreste calma e chiarezza sufficiente per sapere esattamente come è meglio comportarsi. Io già me vedo con la hostess in mano, con la trachea della hostess in mano sull'aereo il piede illustrato perché cerco di sfondare la cabina di pilotaggio. Fatemi parlare col capo mentre scrivo a mia mamma: tutto a posto, abbiamo solo cambiato isola. Fate atterrare questo cazzo di aereo, bastardi. Esatto. Va bene. E nonna. E nonna.